Dottore, prima i soldi, 500 euro minimo, poi vediamo. La prassi? A Vienna funziona così. Adrien, oh, finalmente bentornato per la seconda puntata freudiana sulle tue pulsioni represse e la loro, come dire, fuoriuscita sotto forma di pene. Mi spiace, no, non è vero, mi piace molto questa serie di puntate, ma non vedo l'ora di sentir parlare della seconda cosa. L'altra volta ci eravamo lasciati con un Freud che con una mano scrive dei libri su quante sono belle le sue teorie e con l'altra scrive delle lettere ad amici molto intimi a cui rivela dettagli che invece vanno totalmente contro le proprie teorie, si sbugiarda dicendosi che in effetti tante persone non sono state guarite e sì, tantissimi fallimenti. Oggi però stavi anticipando l'ultima volta che volevi parlare di soldi e di potere, tanti altri aspetti di cui affronteremo adesso, di monopolio della psicanalisi, se non sbaglio. E non sarà più quell'approccio che abbiamo fatto adesso, nel senso sì, ci sarà ancora un po' di corrispondenza personale perché è chiaramente lì che si rivelano le cose, però diciamo sono dei grandi capitoli che affronteremo, tra cui appunto ci saranno i soldi. Non è cronologico, ci saranno i soldi, ci saranno le donne, ci sarà il monopolio sulla psicanalisi e vedremo come se la cava, come ne esce. Secondo te come ne una previsione? Pronostico? Bello limpido. Pulito? Sì. Vero, Mastro vero. Lindo. Vero. Allora, prima grande domanda. Ma sta psicanalisi è un'idea di Freud? Direi di sì, è il padre della psicanalisi. No. Allora... E qui fa male perché in realtà... Cioè non che non me l'aspettassi perché a questo punto... Anzi ti dirò di più, tu prima parlavi di Breuer se non sbaglio, sì, che già lui risolveva dei problemi parlando con i pazienti, quindi forse in un certo senso il padre è anche l'altro. E adesso tornerà a Breuer perché allora ci sono... Nei testi che ho consultato si argomenta che in realtà, e qui io sono molto per questa interpretazione, nel senso in generale la psicologia è un po' la materia più vecchia del mondo perché le sue radici sono nella filosofia. Anche all'università per tanto tempo psicologia e filosofia erano un corso unico, nel senso era una roba unica. E in effetti, se ci pensi, la domanda originaria del filosofo è: perché siamo quello che siamo, perché pensiamo quello che pensiamo, perché facciamo quello che facciamo. Certo. Ok? Quindi è un po', secondo me, la materia più vecchia che ci sia. Però proprio la psicanalisi è un... che Freud dice di aver inventato e che tutti quanti si accordano a dire che invece ha inventato, cioè quest'idea di curare attraverso la parola, attraverso... Ha dei precedenti, non solo ha dei precedenti, ma anche dei contemporanei, nel senso che è un po' un'avventura collettiva e non viene mai raccontata così. Lo zeitgeist. Eh sì, allora, al di là appunto della storia dei filosofi, degli sciamani, eccetera, eccetera, di tutti quelli che curano con la parola prima di dell'avvento della psicanalisi, nel 1909 Freud sulla psicanalisi dirà che Joseph Breuer, quello di cui avevi detto prima, era infatti lui ad aver fatto debuttare questo metodo psicanalitico per curare la paziente che poi non è stata curata. Ah no. Cambierà però idea nel 1914, dove in contributo alla storia del movimento psicanalitico torna sui suoi passi e ridimensiona molto l'apporto di Breuer e stabilisce che la psicanalisi è una sua creazione. Breuer in tutto questo è d'accordo, è morto. Breuer in tutto questo ha litigato con Freud ed è per questo che non si parlano più, nel senso stanno un po' in freddo, diciamo. Nel 1924 scrive la sua autopresentazione e rinforza dicendo che l'invenzione della psicanalisi da parte sua fu il motivo della fine della loro amicizia, cosa che non è vero. Capito. Cosa che non è vero. Infatti all'inizio loro pubblicavano insieme il libro. Esatto, esattamente. Auguste Forel invece è uno psichiatra svizzero ed è un precursore di alcuni dei concetti di Freud, freudiani, e accuserà Freud di fare dell'ermeneutica sessuale su qualsiasi cosa, cioè di cercare la spiegazione sessuale, di trovare la genesi sessuale su qualsiasi cosa. Pierre Janet è invece un altro che Freud inizialmente loda come precursore della psicanalisi e poi in realtà nega di aver mai preso ispirazione da lui. E sai perché? Perché Janet comincia a criticarlo. Ah, ok. Comincia a criticare Freud.
E poi c'è anche, sono anche proprio dei concetti specifici che Freud in realtà dice di aver inventato ma non inventa. Per esempio, l'id, l'ego e il superego, che sì, sono i tre concetti fondamentali, diciamo, sono espressi in maniera, non dico simile, però è praticamente la stessa cosa da Nietzsche. Ah sì? Sì, con la sua volontà di potenza, che è un po' lo stesso concetto, nel senso l'idea che ci sia al di là del ragionamento qualcosa che ti spinge, okay, a esistere, a vivere, a fare, eccetera, eccetera. L'idea di crearsi, per esempio, una figura mancante, una figura paterna mancante, è un'idea che si ritrova in Nietzsche, ma anche l'idea che il prodotto, che i sogni sono un po' il prodotto degli esperienze che fai nella veglia, è un'idea che si ritrova nello Zarathustra. Sempre Nietzsche. Così come l'idea del subconscio si ritrova nella Gaia Scienza. Ho capito, tutto lì. Tutte cose che peraltro gli sono state rinfacciate. E Freud come si... contemporanei. Sì, e Freud come si difende? Freud dice di non aver mai letto Nietzsche. Problema. Nella corrispondenza con Fliss dichiara di aver comprato tutte le opere di Nietzsche. E questo il primo febbraio del Novecento. Nel 1900, sì. Quindi Freud si difende, dice di non aver mai letto Nietzsche, quindi di non aver potuto rubare questi concetti da lui, dice di non averlo mai letto e poi in realtà dice di aver, nella sua corrispondenza personale, di avere comprato tutte le opere di Nietzsche e di sperare, tra l'altro, di trovarci dentro qualcosa di utile. Certo. La teoria della... Brutto questo. Ma è sempre così, abbiamo visto anche con Pasteur. Infatti, guarda, ti volevo dire, mi ricorda tanto Pasteur, che lui si trova con queste aule piene di scienziati e denigra altri solo perché ci ha litigato. Guarda, c'è una certa corrispondenza tra queste due storie su come anche viene gestita la narrativa. Ti ricordi che Pasteur c'aveva sta roba sì, che si sapeva far parlare di sé. Esatto, insomma. E Freud fa un po' la stessa cosa con i suoi testi e con le sue conferenze. C'è anche un'idea della teoria della sessualità infantile e sulla bisessualità che appaiono appunto in Tre saggi sulla sessualità, che è quel libro che abbiamo mostrato nella puntata precedenza, e che sono in realtà state sviluppate insieme a Fliss nella loro corrispondenza. Ok? Solo che Freud la ruba impunemente. La fa sua, quando la pubblica... Questo lo scriveva Fliss stesso. Loro due, nella loro corrispondenza, si scambiano delle idee su questa cosa della bisessualità e su questa cosa della sessualità infantile. Ok. Ok? E poi Freud pubblica un libro per conto... Se ne assume la paternità. Esatto, se ne assume la... Ma loro erano amici. E infatti, dopo questa cosa, non sono più amici. Non sono più amici dopo questo episodio. Esatto, dopo questo episodio sarà il momento in cui c'è la rottura tra queste due persone. Tra l'altro, è un peccato perché la corrispondenza con Fliss è la corrispondenza più esaustiva, certo, per sapere che cosa più rivelatrice anche. È più rivelatrice. Un gran peccato che ci sia stata una rottura, perché a un certo punto in poi non ci sono più lettere e avrei voluto sapere quali erano il seguito, certo. Certo. Quando Freud copia e lo sgamano, e succede spesso, come hai visto, c'è gente che lo critica, c'è gente che dice che guarda, hai copiato, hai trovato qui, hai trovato là. Lui tira in ballo un concetto, la criptoamnesia. Ah, ok. Cioè, ho letto una cosa in passato e quando riemerge non la vivo come un ricordo, ma la vivo come una creazione. Mi succede un sacco di volte pure a me. A me succede con la musica, ogni tanto ripesco delle melodie e dico, ah, che figata, figato, ho composto una... E poi non è vero niente. Mi è successo un paio di volte con le battute. Cioè, okay, io dico delle cose che mi fanno un sacco ridere e penso, quanto so bravo, che bella idea che c'ho. E poi uno che mi fa, ah, anche tu hai visto... No, non lo sapevo. Comunque sta di fatto che per salvare, per togliere le castagne dal fuoco, c'è sempre un concetto pronto, diciamo, per un'arma segreta, esatto, pronta nella fondina. Quando cominceranno a sviluppare teorie proprie, allontanerà anche Jung, Adler e Reich, che sono i tre. Tutti quelli che hai citato prima, tra l'altro. Tutti. Quando li hai citati, Jung, Adler e Reich? Adler non l'hai citato, mi sto sbagliando. Adler non credo. Ho citato Jung, ma in una corrispondenza. Jung sì. In un momento di una corrispondenza la puntata scorsa ho citato Jung, ma Adler e Reich non credo. Vabbè, mi sono confuso. Criptoamnesia. Ursulo, sì, ha detto sì. Ma perché lo fa? Perché li allontana? Cioè, questi cominciano a far prendere la loro strada nella psicanalisi, a sviluppare le loro teorie, e lui perché li allontana? Perché, come ti dicevo prima, non ci può essere nessun'altra psicoanalisi al di fuori della sua. Ok, questa è un'interpretazione, vero? Mi
non è proprio un'interpretazione, perché lui non poi è che lo i dice. Fatti ci sono. No, non lo dice, però i fatti sono quelli, capito? Non è ma che non ci deve essere una confessione per poter. No, certo, certo, capisco quello che intendi. Vabbè, che finché uno non dice penso a questo, allora è un modello, noi lo stiamo interpretando. Vabbè, comunque, la psicologia ha comunque molto successo. Perché a quei tempi, la psicanalisi ha molto successo, perché nonostante tutte le stupidate, le cose false, eccetera, eccetera, Freud sta proponendo un metodo che è abbastanza interessante, cioè invece di chiuderti in un manicomio o di metterti nella vasca piena di ghiaccio, anche se lui lo utilizza, sì, questi certo, metodi qua, parliamone. E non è solo quello, è anche il fatto di poter parlare con un medico che per l'epoca non è una cosa particolarmente che si d'uso, diciamo, comune. Perché ai tempi il medico, lo specialista, arriva e tu ti mette le dita nell'orecchio, dice quello che c'hai, pigli e vai. Non è che sta qua a discutere col medico, perché non sei sullo stesso livello. Certo. Invece qui c'è una sorta di mettersi sullo stesso livello, di parlare con... E quindi secondo me gran parte del successo della psicanalisi, nonostante sia una roba che qua, quella freudiana, non dico la psicanalisi in generale, quella di adesso non lo so, ma quella freudiana è un po', diciamo, delle fondamenta non troppo solide. Secondo me il successo è un po' questo. Tu me la vedi? Allora, può essere. Però prima abbiamo detto Zeitgeist, quindi nel senso era un po' lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo comunque aleggia e ci sta che una roba del genere piaccia. D'altronde, se gli è venuto in mente è perché è un'idea che esisteva in quel tempo, quindi sì, sì. Che gli sia venuto in mente a lui genuinamente o anche copiato da altri, comunque è sintomo del fatto che una società ne sta parlando. Passiamo ad un altro capitolo. Passiamo alle Freud e le donne. Come se la cava Freud con le donne? Perché è semplice. Abbiamo visto che già, secondo me, non ha una grande opinione delle donne, visto che le accusa sempre di isteria. Vediamo se questa cosa si conferma anche nella vita privata, anche nelle sue teorie, eccetera, eccetera. Usi il termine accusa di isteria? Cioè, per te lui la vive come una colpa questa cosa? Sicuramente la vive come una malattia. Però è colpa della donna che ce l'ha? Non so se è sempre colpa della donna. Cioè, poi donna, io dico però... te, non per mettere le parole in bocca a te, è per sapere cosa emerge dalle cose che hai letto. Allora, è difficile dare una risposta, perché ogni caso comunque lo tratta diversamente. Non c'è veramente sempre una chiave di lettura che unisce costante, tutto quanto. Okay. Guarda, forse no. Voglio essere buono con Freud. E dire che forse non gliene fa una colpa. Dice sicuramente è così e adesso lo vedremo, nel senso che non ha una grande opinione delle donne, ok? Dice siete così, non è colpa vostra, ma siete così. Poverine. Ok? E quindi questa condizione non la fa vivere come una colpa, però è una condizione che c'è, nel senso, è perché siete donne che siete così. Certo. Capito? Che c'è sta roba. Quindi secondo me è più questa cosa qui. In una lettera del 2 agosto del 1882 scrive alla sua promessa sposa Marta Bernese. Le scrive che non è bella. Bensì. E che potrebbe corteggiare una delle figlie di Charcot per accelerare la sua scalata sociale. Lei la prende bene. Lei non so come la prende, non ho visto la risposta. Non ho trovato la risposta, ma... Madonna, un tantino cinico il ragazzo. Allora, mentre Freud dichiara di rinunciare al sesso per dirigere la sua libido nel suo lavoro, questa energia sessuale la vuole canalizzare tutta quanta nel suo lavoro, è evidente che la rinuncia al sesso è solo con la moglie. Sappiamo, grazie allo sforzo di ricerca di Franz Maciejewski, che i nomi che sì, ci sono purtroppo in queste puntate. Questo è che il 13 agosto del 1898 Freud e Minna Bernays, che è la sorella della moglie, e si chiama Minna. Chissà come mai l'ha preferita, perché sento che sta per preferirla. Preferita perché già è più giovane. Poi l'ho vista in foto entrambi, non è che sia sta... Però si chiama Minna. Però si chiama Minna, magari dici. Butta bene. Esatto. Si presentano entrambi, Freud e Minna Bernese, ad un albergo di lusso e firmano Dottor Sigmund Freud e signora e prenotano 3 notti una camera singola con letto matrimoniale. Che cosa sarai mai successo? Beh, hanno psicanalizzato. Lo stesso giorno Freud... Fortissimo però, eh? Lo stesso giorno Freud spedisce una cartolina alla moglie, rimasta a casa, vantando la salute di entrambi. Guarda come stiamo bene!
ci divertiamo un sacco. Che bella persona. Sì. Allora, tra l'altro, dei viaggetti della coppia Freud e Minna Bernays ne sono documentati un bel po', ce ne sono un bel po' in cui lui prende parte, perché lei viveva con loro. Tra l'altro, dettaglio non indifferente, per andare nella sua camera, Minna Bernays doveva passare dalla camera da letto di Freud e Martha Bernays. L'unico accesso era di là. Pensalo. E guarda, è una situazione abbastanza iper bizzarra. Vabbè, però per uno come lui, che c'ha la sorella, cioè il fratello dell'età della madre, e con lo zio che è, vedi, è figlio. Vedi, che fa la psicanalisi di Freud. Stai no, psicanalizzando Freud. Sto pensando che è tutto, del tutto, perfettamente normale che la cognata se la bombi. Cioè, scusami. che la psicanalizzi fortissimo. Ah, scusa, ho usato una terminologia poco scientifica. Allora, nel 1918, e qui andiamo, diciamo, più sul generale, sulle donne in generale, in Il tabù della verginità scrive che dietro l'invidia del pene, perché l'invidia del pene è un concetto freudiano, sì. Dietro l'invidia del pene si rivela il rancore e l'ostilità della donna verso l'uomo, di cui le produzioni letterarie delle emancipate presentano i segni più evidenti. Cito proprio letteralmente. Ok. Cioè, l'invidia del pene è generata da questa ostilità verso l'uomo, e le emancipate, che ai tempi suppongo fossero le suffragette, quelle okay, che le femministe, sono le persone che hanno un rigurgito di questa sono cosa. Sono quelle che hanno più incazzate delle altre, e quindi che hanno, sono ancora, subiscono ancora di più gli effetti dell'invidia del pene. Capisco. Sì. In qualche conseguenza psichica della differenza dei sessi a livello anatomico, che è un testo del 1925, e in Sulla sessualità femminile, che è un testo del 1931, vedi, queste date sono a ridosso, più avanti, a ridosso, praticamente riduce tutti i problemi delle donne al fatto che non sono degli uomini. Cioè, nel testo del 1925, però pure tu potevi essere uomo, no? Che cavolo. Nel testo del 1925 scrive chiaramente che il corpo femminile è una creatura mutilata, testuale, per via della mancanza del pene. Afferma tra l'altro anche, e qui guarda quanto è sgamato, che il piacere clitorideo è da ragazzine. Ah. E che il passaggio alla donna si fa anche attraverso il cambio del piacere verso quello vaginale. Che fa molto comodo per un uomo che deve infilarti sì, e poi lo psicroforo durissimo. Cane. Il topo, non il psicroforo. Vabbè, un po' tutto. Lui si infila un po' tutto. Porco cane. È una roba che fa molto cioè, se sei clitoridea, sei un po' una ragazzina. Le donne, le vere donne, sono quelle a cui gli piace farsi psicanalizzare fortissimo. Come dice. Nel 1932, qui credo perché la data è un po' cosa, in nuova serie di conferenze come introduzione alla psicoanalisi, scrive: la donna ha il senso della giustizia poco sviluppato, spiegato dalla predominanza dell'invidia sulla sua psiche. I suoi interessi sociali sono meno sviluppati e la capacità di sublimare le pulsioni sono più deboli di... E la capacità di sublimare le pulsioni sono più deboli di quelle degli uomini. Aggiunge: le donne hanno contribuito molto poco ai progressi della civilizzazione. 1932. Ok, questo. 1932. Domanda. Marie Curie vince due Nobel nel 1903 e nel 1911, e lui nel 1932. Scusa Maria, scusa. Lui scrive sta roba nel 1932, capito? Eh sì. Ah, dimmi una cosa, domanda era: ma nel contesto storico in cui Freud scrive questo, cioè, questo maschilismo di questo tipo è normale, è acqua fresca, oppure è già un reazionario lui, se vuoi, se chiamiamo allora, reazionario? Allora, ai tempi c'è già una certa... ci sono già dei movimenti. Fiorisce già il femminismo in qualche modo. Il femminismo c'è già perché ci sono state già le suffragette, eccetera, eccetera. C'è un femminismo primordiale perché qui siamo nel 1932 e c'è già Simone de Beauvoir. Non so se ha già pubblicato il suo libro, però siamo lì a ridosso, quindi se lei sta per pubblicare quella roba lì, o comunque è nello sviluppo di queste teorie, vuol dire l'idea che sono nell'aria, e sicuramente non è l'unico,
non stiamo qua a raccontarcela. No, sicuramente mio nonno era un mio nonno era sessista ed è morto 10 anni fa. Quello che cerco di chiedere, quello che cerco di chiedere è, quando lui dice questo desta scandalo perché c'è già una consapevolezza del fatto che le donne comunque hanno contribuito, e come? Non credo. Oppure tutto sommato è uno dei tanti che ha detto una roba su cui sono d'accordo in molto. Allora, mettiamola così. Perché sto raccontando questa cosa? Sto raccontando questa cosa perché, a parte che fa ridere, però nel senso, è quello, sì, è quello che è. Ma perché in realtà Freud viene vissuto un po' come uno che ha lavorato per la liberazione sessuale, un po' come le sue teorie hanno un po' prodotto della liberazione sessuale, anche un po' emancipato, certo, le donne. Ok? C'è un po' quest'idea, ok, che un po' il fatto che le donne si possano vivere meglio la loro sessualità sia passi da Freud, passi in un qualche modo da Freud, cosa che evidentemente non è vera, cosa che evidentemente fa parte della leggenda, o meglio, freudiana. Se è successo non per merito di, non Sigmund, di queste cose qua, okay, non di Sigmund stesso, ecco. E sì, insomma, lui però, e qui smetto di interrompere, no, interrompi quando vuoi, però qui ti voglio mettere una ciliegina sulla torta. Che bella lui torta che sta venendo. Che bella torta. Lui riconosce alle donne l'invenzione della tessitura. Ok. No, aspetta, non è finita qua. Con che scopo, però? Con lo scopo di fare dei vestiti per nascondere l'assenza di pene. Ah. Ma è geniale. Guarda, è bellissimo perché è tutto così. È geniale perché comunque lui... Io non ne posso più, però mi sono divertito molto, no, a leggerlo. Capito, però nel senso è bello vedere che funziona sempre tutto allo stesso modo. Lui trova delle cose, cerca il modo di far tornare i conti con quello che lui ha sempre detto. Sì. Funziona sempre così, almeno stando a questo distillato. Nel testo del 1917, scusami, non nel 1911... sulla trasposizione delle pulsioni, più particolarmente nell'erotismo anale, proprio il titolo è questo, stabilisce un legame diretto tra l'invidia del pene e il desiderio di avere un figlio. Vabbè, sì, sono certo. Sono allora, cose femminili entrambe. Io mi domando, voglio una tua risposta. I figli sono un surrogato del pene solo quando le madri partoriscono delle teste di cazzo o... Magari la mamma di Freud può rispondere. Come la vedi? Allora, sicuramente io chiederei alla mamma di Freud, però no, sarà morta, suppongo. Dici? Possiamo chiedere a Marie Curie. Porco cane, ragazzi, che livello. Bello, bello, bello. Freud e i soldi. Passiamo a Freud e i soldi. Freud e i soldi la vedo bella gonfia. Sì, sì, sì. Allora, Aflis, il 21 settembre del 1899, scrive: mi devi 20 centesimi, ricordati. No. Scrive: il mio stato d'animo dipende fortemente da quello che guadagno. Per me i soldi sono come un gas esilarante. C'è da dire che la corrispondenza con Fliss, l'integrale, è stata pubblicata recentemente, nel 1985, una cosa del genere. Ma prima era stata pubblicata una versione un po' così riveduta, corretta della corrispondenza con Fliss, dove infatti la parola gas esilarante viene rimossa da questa edizione. E che ci hanno messo al posto? No, l'hanno tolto. Che è quella... soldi sono per me come la... esatto, barra nera, sì, come i documenti dell'FBI. Va bene. Okay. Ed era l'edizione curata, tra l'altro, dalla figlia e da tutte le persone, diciamo, dal circolino degli adepti. Matilde Freud. Non so, no, forse Anna. Ah, ok. Anna Freud. In un testo chiamato Della o sulla psicoterapia, Freud dice che è soddisfatto di osservare che è presso gli individui di maggior valore, alle persone più evolute, che la psicoanalisi può più efficacemente venire in aiuto. I poveri evidentemente hanno meno tempo per cadere vittime delle nevrosi. Sì, infatti, sì. Meno tutto non gli fanno quell'effetto. Non gli fa bene la psicanalisi. Non gli fa bene l'effetto. No, perché i poveri... In l'inizio del trattamento, nel 1913, dice chiaro e tondo che i poveri difficilmente riescono a liberarsi delle nevrosi, ma che in fondo sono per loro un vantaggio nella lotta alla sopravvivenza. No, beh, certo.
Non vedevano l'ora i poveri. Ah, per fortuna che sono nevrotico. Allora, Freud avrà tra le sue clienti alcune delle donne più ricche d'Europa, se non del mondo, come la principessa Marie Bonaparte, Fanny Moser, che tra l'altro di cui la figlia dichiarò che il trattamento non ebbe nessun effetto, Anna von Lieben, di cui la figlia disse che tutta la famiglia odiava Freud cordialmente, sì sì, e la madre aspettava, era lì soltanto per aspettare la sua dose di morfina. Porco tra l'altro cane. Sì sì, dice che andava lì da Freud solo per farsi dare la morfina, cioè tutta l'ora di terapia non se ne poteva. E diciamo questa selezione di clientela lascia già trasparire una certa intenzione. Sì, c'è un trend. Infatti, secondo le conversioni riportate nel saggio che poi citerò nelle fonti di Michel Onfray, le conversioni dei quanti soldi prendeva Freud. Ah, conversioni monetarie. Conversioni cioè monetarie in soldi di sì, oggi. Sì, in soldi di oggi. E Freud a quanto pare si pigliava circa 415 euro a seduta. Sì, nei suoi testi consiglia una seduta al giorno per ogni paziente, esclusa la domenica. Porco cane. E dice di mettersi alle spalle dei pazienti perché non sopporta di essere guardato per 8 ore al giorno. Ok, attenzione. Quindi, 415 per 8 fa 3320. Al giorno. Al giorno, 3320 euro no. Al giorno. La domenica no. Per 6, perché non 7, perché la domenica no, 19.920 euro a settimana. Per 46... settimane, diciamo che ho tolto l'estate, mi sono fatto un calcolo io, ho tolto l'estate, ho tolto le vacanze, così Pasqua, mi sono fatto un po' di giorni, quindi ho fatto, da invece che 52 settimane ho fatto 46, così? Gli hai dato un paio di mesi di ferie. Ho tolto due mesi di ferie, per essere onesto, fanno comunque 876.480 euro l'anno. Beh, bruscolini. Bruscolini. Quando tanto 700.000 euro se li consumava in cocaina il primo settimana. Pagato sistematicamente in contanti, perché... Ah, per il fisco? Allora, dal punto di vista terapeutico c'è comunque nel gesto del dare i soldi una valenza. C'è una valenza dal punto di vista terapeutico, secondo Freud, dal punto di vista terapeutico, ma anche giustamente per il fisco, perché pare che Freud evadesse molto il fisco, perché facesse depositare soprattutto... Allora, innanzitutto perché le terapie erano pagate a mano e quindi in contanti e quindi non tracciabile, e poi perché in realtà i suoi diritti d'autore finivano depositati su dei conti in Olanda. Sì, direttamente tra l'altro in valute straniere, per confondere un po' le acque. In una lettera... Farabutto! Te lo stai dicendo tu. Questi sono i dati, queste conclusioni no, sono le tue. È che a me il tasto delle tasse mi è dolente, capisci? A me quando uno... Jeff Bezos è il mio nemico numero uno. Non saremo su... Ah già, scusa, mi sono scordato che siamo su internet. Non finiremo mai su cosa? Come si dice, come si chiama il servizio di Amazon? Audible. Non ciao Audible, ci siamo tanto amati. In una lettera a Fliss del 15 marzo 1898 confessa di dormire durante le sessioni di analisi del pomeriggio. E cavolo, ci credo che non c'hai voglia che ti guardo. Una testimonianza di Ellen Deutsch confermerà. Allora... Questa cosa a un certo punto salta fuori. E lui come la giustifica? Il fatto che dorme. Per dare senso a questo appisolamento pomeridiano, diciamo, Freud creerà il concetto di attenzione fluttuante. Attenzione perché... Mi piace un sacco. Allora, in inglese è evenly suspended attention, se volete cercarla su internet. Perché è una roba vera, l'ha veramente teorizzata questa cosa. Cioè, il terapista deve ascoltare con il terzo occhio, con il terzo orecchio, perché tanto sono i subconsci a comunicare tra di loro, ok? E questa roba qua. Cioè, io più capisco razionalmente, meno in effetti il subconscio mi ha passato. Quindi io posso permettermi di dormire, o comunque di essere un attimo assente, perché tanto i subconsci comunicano comunque. Anzi, sto sognando meglio ancora. Poi il principio è della telepatia. Se vuoi anche un po' di queste cose, comunicazione così subliminare, queste robe qua, un po' vedrai che insomma bello. Quindi è una qualità, io lo dico sempre. Se è torno. Una qualità che ti addormenti, infatti. È un concetto questo che appare in un libro intitolato Raccomandazioni per i medici che praticano la psicoanalisi. È un genio. Del 1912. No, scusami, questo. Però si è fatto bene a mettersi nel godo degli scienziati, e questo è un genio. Sì, vero. E più avanti, tra l'altro, questo concetto ritorna in un articolo di Enciclopedia sulla psicoanalisi che scrive lui stesso nel 1923. Perché gli chiedono di scrivere un articolo sulla psicoanalisi, lui lo scrive e ci mette dentro questa roba. Non riesco a fare più la faccia stupita, Adrian, a questo punto. Che vuoi che faccia? Oh no! Oh no, non l'avrei Come mai detto! Non è possibile!
E quando la psicanalisi non funziona? Si dice che è colpa del paziente a sto punto. Ma ti fai pagare lo stesso? Beh, direi proprio di sì. Tra l'altro in olandese mi faccio pagare. Il 2 gennaio del 1912 scrive a Oscar Pfister. Scrive così, Pfister. Che bella che sì. Bella puntata. A proposito di una sua paziente. Anche se non ha nessuna possibilità di guarire, la psicanalisi dovrebbe apprendere da questo caso a tirarne profitto. Ah, proprio di sordi? Sì, sì. Con Jung è ancora più chiaro, perché il 17 dicembre del 1911, sempre sulla stessa paziente, scrive, cito testualmente, «È un suo dovere sacrificarsi per la scienza». Punto. Mamma mia, che persona incredibile. Nel 1921... convince un suo adepto, e questa è una storia brutta brutta brutta, attenzione. Mi metto comodo. Convince un suo adepto, Horace Frink, che è un americano, che lo viene a visitare in Austria perché vuole farsi curare, lo vuole conoscere. Questo Horace Frink è un grande fan di Freud, diventerà un allievo e un paziente. E lui lo convince che ha una nevrosi dovuta al fatto che è innamorato di una sua stessa paziente. Cioè, perché Horace Frink è uno psicanalista che sta curando una paziente. E quindi si Freud convince un po' troppo. Lui convince Frink che si è innamorato di questa paziente, okay. Ok? Quindi non è un'idea di Frink inizialmente. No, gli ha detta Freud. Questa paziente si chiama Angelica Bijour. E lo persuade, Freud persuade Frink a lasciare la moglie e a risposarsi con questa Bijour, okay. Così. Senza senso. No, per curare la tua nevrosi. Capito, però. Se vuoi curare la tua nevrosi, devi lasciare tua moglie e sposarti con questa per la quale hai un'evidente attrazione. Siccome Frink ha delle tendenze depressive, Freud usa questa cosa per convincere la Bijour e le dice alla Bijour a divorziare dal marito. Perché gli dice che altrimenti, se la Bijour non divorzierà dal marito, lui si suicida. Frink, no, l'omosessualità di Frink riemergerà. Quindi o va con un'altra tipa o va con i maschi, vedi esatto, tu. Esatto, vedi tu. E quindi gli fa pesare questa cosa sulla Bijour. Mamma mia. Attenzione, il nuovo matrimonio chiaramente è catastrofico, ok? Frink cade in una fortissima depressione per i sensi di colpa che ha verso la sua ex moglie. E passerà gran parte della sua vita, questo è veramente brutto, lui passa gran parte della sua vita nelle cliniche psichiatriche. È impazzito, insomma. Ha sbunnato proprio di brutto. Ma perché Freud fa tutta sta cosa? Perché tu dici? Che interesse c'è? Che vai mette lì a mette becco? Ma che te frega? Perché Freud vede in Frink un non ebreo, che è il candidato perfetto per la presidenza della società psicanalitica americana. Ed è anche uno facilmente manipolabile. Perché Freud ha, adesso ne parleremo nella parte sulla politica di Freud, che Freud c'ha un po' questa roba di non volere che la psicanalisi venga associata necessariamente degli ebrei, ok? Che venga etichettata come scienza ebrea. Anche perché Freud, bisogna dare assolutamente atto del fatto che lui è un ateo convinto, non è un religioso e quindi non ne vuole sapere niente di questa roba qua. Però sa che dall'esterno potrebbe sembrare che la psicanalisi... Ma perché lui era ebreo? Sì. Cioè di nascita, sì, perlomeno. Sì, sì, lui è ebreo. Sai che non lo sapevo? Sì, sì. Ma è una cosa che emerge relativamente poco, perché... cioè si sa, ma non è una caratteristica, proprio perché lui è assolutamente ateo, anzi fa una forte critica della religione. Vabbè, comunque sta di fatto che lui vede in Frink un non ebreo, quindi candidato perfetto per essere alla presidenza di questa società psicanalitica americana. Lo riesce a manipolare, perché vedi che lo riesce a manipolare, ma soprattutto chi è Angelica Bijour? È una ricchissima ereditiera di una famiglia di banchieri. Ed è, per Freud, nella testa di Freud, il veicolo perfetto per finanziare la suddetta società psicanalitica americana. Lo aspettavo qui. Nella ricostruzione di questi fatti, Madonna, bisogna ringraziare... Che cinismo incredibile. Sì. Per la ricostruzione di questi fatti bisogna ringraziare la figlia di Frink, Ellen Kraft, che ha recuperato tutta la corrispondenza personale di Frink. E soprattutto il ritrovamento della corrispondenza che la Bijour ha con Adolf Meyer. E Adolf Meyer è sostanzialmente il direttore della clinica in cui è ricoverato Frink quando sbuna e sta male. E questa corrispondenza viene donata nel 1987 al John Hopkins.
John Hopkins ne abbiamo già parlato, sì, tante volte, l'ospedale famoso di studio, eccetera, eccetera. Tutti questi dettagli si sanno proprio perché sono ritrovate le corrispondenze in cui la Bijoux dice che Freud era assassinato dai soldi, che era tutta una manovra per circuirli, per fare questa roba qua, eccetera, eccetera. Era veramente una storia bruttissima. Un cinismo veramente insospettabile. Assolutamente. O forse a questo punto sospettabile, non lo so. Di tutta questa storia dei soldi e del legame di Freud con i soldi, come ne parlerà Ernest Jones, il biografo ufficiale di Freud? Non ne parlerà affatto. No, ne parlerà. Perché Dio descriverà Freud come non particolarmente attaccato ai soldi. Un po' così, disinteressato lui. Così. Allora, Freud politico. Freud politico. Non so più che cosa pensare. Austria, Germania. No. 1-0. Poteva andare in quella direzione, ma non ci va. Allora, ufficialmente, dai biografi del circolino degli adepti, le posizioni politiche di Freud sono non note, ok? Non evidenti. Il che già ti dovrebbe fare sospettare che... Allora, io l'unica cosa che so delle posizioni di Freud di politica è che quando si avvicina alla Prima Guerra Mondiale lui è schieratissimo per l'Austria-Ungheria e dice: ah, la mia libido è rivolta in quella direzione. Questo lo so perché ultimamente sto guardando un sacco Alessandro Barbero, Aido! E quindi ha detto lui, e quindi è così. Ed è infatti è così. Dal punto di vista religioso, l'ho già detto, Freud è ateo, a casa sua vieta ogni pratica religiosa. Scriverà tra l'altro anche, come dicevo prima, un testo che si chiama L'uomo Mosè e la religione monoteistica, in cui fa una critica abbastanza devastante della religione, ma un elogio della religione egizia, non so perché. Così. Della civiltà egizia, non so perché, però quella storia di Osiris, sceglierà cose, anche no. Lei psicanalizzata fortissimo. Beh, a un certo punto c'è una roba così, la spezzano, la disperdono e poi gli soffiano dentro gli soffia la vita dentro. Ah, gli soffia la vita dentro. E si soffia, sì. Proprio, non è succhiare, è un'altra roba. È un'altra roba. Sceglierà appunto Jung e Frink per non essere legato, non vedere la psicanalisi troppo legata agli ebrei. Ma cosa criticherà politicamente Freud? Scrive, ma proprio male, malissimo, del bolscevismo e del marxismo. Ah, ok. In questa il disagio roba de... in un testo tutti che si... uguali, non va bene, in un testo non che si chiama soldi. Il disagio della civiltà. Quindi lui non è che non si interessa di politica, lui si interessa di politica. Scrive malissimo del bolscevismo e del marxismo. Però vive in un periodo in cui ci sono altre due ideologie, fascismo e nazismo, di cui lui non scriverà mai niente. Contro. Non scriverà mai niente né per né contro. No, chiaro, però nel senso, mentre per marxismo e bolscevismo si è speso, dici tu... Non scrive neanche niente contro l'antisemitismo, che era abbastanza dilagante all'epoca, e nonostante lui viva nell'Austria, che ai tempi era governata da Adolf Fuss, che è uno che... iper di destra, iper fascista, che aveva fatto ammazzare degli operai in strada che stavano manifestando delle robe bruttissime, eccetera, eccetera, lui non una parola su queste cose qui. Il male sono i bolscevici, i bolscevichi e i marxisti. Allora, scusami, una chiave di lettura. Mi dica. Non è possibile che semplicemente voleva associare un interesse politico a un non parlare troppo di attualità locale per evitare di mettersi contro qualcuno? Non lo cioè, so. Cioè, per fama, insomma, pubblicità. Non lo so, perché, e adesso vedrai, che c'è lui ce l'avrà a lungo con un suo discepolo che ha preso una strada così, che si chiama William Reich. L'abbiamo nominato prima quando abbiamo detto quali sono quelli che lui allontana. William Reich è un altro psicanalista e lui ha lui è comunista, lui ha delle visioni un po' bolscevicche e si macchia del peccato più grande di tutti, ovvero sto infame di William Reich. Cosa fa? Riceve gratuitamente nella sua clinica gli operai e gli agricoltori. Capito? Hai capito? Sto infame di William Reich che cosa fa? Chiaramente Freud, che aveva appena scritto che ai poveracci la psicanalisi non serviva a niente, serve a niente. A William Reich cosa fa? Gli rifiuta di pubblicarlo, lo rifiuta di pubblicare nella sua casa editrice e poi lo allontanerà definitivamente nel 1933. A male parole. Dal circolino, diciamo, quello dal close circuit degli adepti. Va bene, se tu inner circle, non close circuit. Se tu ti fai pagare 400 euro l'ora e poi arriva uno che lo fa gratis,
ti ha un po' rovinato la festa. Firmerà, Freud, firmerà una dedica su un libro. Che cos'è questo libro? Questo Mein Kampf. Ci sei andato vicino, ma no. Allora, cosa succede? Succede che un suo paziente arriva a farsi curare da Freud, un amico e un paziente, arriva a farsi curare da Freud, e questo paziente è un italiano. È un italiano. La coscienza di Zeno. È un italiano che è un fascista ed è molto molto amico con Mussolini. È italiano. Ho detto, è molto amico con Hitler, quindi è Mussolini. Il suo amico non è Mussolini. Questo qua è un amico che ha, cioè è un amico di Freud che ha come amico Mussolini. Okay. E gli chiede, questo suo amico a Freud, di autografargli un libro, di scegliere. Ma un... sapremo un nome un giorno? No, perché non me lo sono segnato. Maledetto. Quindi c'è una persona X che sa, l'unica cosa che sappiamo nella sua vita è che è amico di Mussolini. È amico di Mussolini. Sì. Non è il massimo, no, come informazione, Adrian. Beh, ad una certa epoca poteva darti dei vantaggi come sì, per definirti. Sì, ok. Io sono amico di Mussolini. Boh, a posto. Ministro. Era più che sufficiente. Allora, questo suo amico gli chiede a Freud, gli dice: guarda, scegli un libro, autografalo, che io glielo porto. Un tuo libro, un tuo testo che hai scritto, autografalo, dedicalo a Mussolini e io glielo porto come regalo, ok? E Freud sceglierà un libro particolare. Sceglierà un libro che è Perché la guerra, si intitola questo libro, ed è un testo che è stato comandato dalla Società delle Nazioni, che è diciamo l'antecedente, pre-ONU, esatto, in cui sostanzialmente hanno chiesto a Freud e ad Einstein di avere una corrispondenza tra di loro e di parlare della guerra, e questa corrispondenza viene pubblicata in questo testo che si chiama Perché la guerra, ok? In questo testo Einstein è quello che si mostra pacifista, mentre Freud gli risponde un po' così come da fatalista, dicendo che tutto sommato la guerra è inevitabile. Esatto. Allora, alcuni dicono che questa dedica è una dedica ironica, un po' per la scelta del testo, in questo testo in cui teoricamente si dovrebbe difendere la pace, ma nella realtà Freud dice che la guerra è inevitabile, e quindi... Cosa dice invece la corrispondenza? La corrispondenza invece dice un'altra cosa. Dice che soprattutto questa dedica che lui fa a Einstein è poco ironica, perché lo tratta di difensore della democrazia, una cosa del genere, quando insomma il fascismo ai tempi già censurava di tutto e di più. Ma soprattutto dice che la sua corrispondenza, in una lettera a Max Eitington dell'8 settembre 1932, Freud stesso definisce lo scambio con Einstein questa discussione noiosa e sterile con Einstein. Punto. In una lettera a Jean Lambert de Groot, che è un'altra psicanalista, il 10 febbraio del 1933, definisce le tesi pacifiste di Einstein delle sciocchezze. Bello, dai, un bel quadretto. E quindi niente, lui è convinto di avere la meglio in questa discussione con Einstein, perché è convinto di avere gli argomenti migliori, ed è questo il testo che sceglie da mandare a Mussolini. Com'è? È bello, cioè pieno di sottotesti e trame. Vero? Sì. Allora, tiriamo un po' di conclusioni. Allora... No, vabbè, mi hai fatto un quadro che è di una persona, poi corretto. Vai. Allora, si ruba i pezzi di teoria delle altre nella ricerca di qualcosa che lui possa chiamare di suo e solo suo. Lucra a bestia, usando buona parte dei proventi per sostenere le sue dipendenze dalle droghe, ok? E tutte le volte che fallisce, gira la frittata e si conferma il figo. Esatto. Da solo. Allora, wow! Se dovessi fare un filo, ti direi cocaina come soluzione di tutti i mali, poi l'elettroshock, poi l'ipnosi, filo proprio di tutte le teorie da cui è passato Freud, l'ipnosi, poi la numerologia, poi le sonde di acqua gelata nel pene, poi la teoria della seduzione. Quella è la mia parte preferita. Vero, bello. Se vuoi poi troviamo un siringone e proviamo. Basta che non su di me, per il resto possiamo provare tutto quello che ti pare. Poi abbiamo detto la teoria della seduzione, dove insomma tutti quanti sono stati molestati, poi la teoria dell'Edipo, dove tutti quanti vogliono fare
fare le cosacce con la mano, canalizzare fortissimo le proprie madri. Esatto. E poi la telepatia e poi insomma un sacco di cose. Queste sono un po' la, abbiamo l'ipnosi, no, l'ipnosi l'ho già citata. Insomma, ce ne sono un po' di queste belle teorie da cui è passato Freud e che dimostrano, secondo me, che ha un po' avuto questa tendenza a girarsi verso, dedicarsi un po' a delle cose che già in partenza non erano proprio scienza. Va bene, poi io non voglio continuare sempre su questo, battere sempre sullo stesso chiodo, ma quando il campo di studi è nuovo, guardarsi intorno in mille parti non è una cosa che le scienze non fanno, anzi è proprio il punto. Poi sì, nel senso, mi manca la parte di onestà intellettuale in cui uno rifiuta l'ipotesi quando la falsifica. È la questione dell'onestà intellettuale che mi preme un po' definire, perché in effetti Freud, anche quando sbaglia e ammette di aver fatto un passo falso eccetera eccetera, ha solo fatto bene in un altro modo, non c'è mai veramente questa critica, questa volontà anche solo di approcciare le cose da un punto di vista metodologico rigoroso. Ma questa cosa è una cosa che lui, che nasce da una cosa che lui crede intimamente, perché in una lettera a Fliss dell'8 dicembre 1895 dirà: non possiamo fare a meno di coloro che hanno il coraggio di pensare il nuovo prima di poterlo dimostrare. Questo è lui che lo scrive? Sì, lo scrive a Fliss, dice: non possiamo fare a meno di coloro che hanno il coraggio di pensare il nuovo prima di poterlo dimostrare. No, la scienza fa il rovescio. Cioè, no, non hai capito. Non è arroganza, sufficienza, insolenza, mancanza di integrità o di metodo scientifico. È coraggio! Ah, è coraggio! È una qualità! È una qualità! È una qualità! Io dico sempre. Ho letto male. Qualità, insomma. Scusa, ma non ho capito, perché sono in cattiva fede forse a questo punto. Allora, ci sono i ritocchi, ci sono le omissioni, le distorsioni, come abbiamo visto, insomma. Parenti che vengono guariti invece no. Esatto. Cioè, insomma, pazienti, no parenti. Tutti i casi. Che dice di aver curato e che è a caso, le teorie un po' bislacche, con Emma Einstein, per esempio, quella della masturbazione, esatto, quella del naso, vediamo che le nevrosi sono causate dalla masturbazione repressa, ma con il paziente della sonda nel pene vediamo meglio diminuirle. Vediamo che, cioè, con Emma Einstein vediamo che le nevrosi sono causate dall'assenza di masturbazione, cioè dalla masturbazione repressa, ma con il paziente del pene è troppa masturbazione. Lui ci vuole il giusto. Dice, c'è una via di mezzo, dice, è come la corda di violino, troppo tesa, si spezza, troppo allentata, non suona. È quella roba lì, è il Buddha, Freud. Sarà quello. Buddha delle iniezioni di acqua gelida nel pene. Masturbazione non va mai bene, quindi sta strada della liberazione sessuale, anche di Freud, da dove cazzo viene, insomma. No, invece su questo io ti posso rispondere, la mia idea. Dimmi. La mia idea è che di Freud si parla quando si parla di liberazione sessuale, perché lui ne parlava. Cioè, nel senso, lui ha portato. È giusto quello che dice. Cioè, nel senso, lui ha portato sul piatto della discussione il sesso, che sì, prima di lui è stato fatto in modo un po' più... Non è stato fatto proprio, non lo so, magari qualcuno che parla di sesso ci sarà pure stato, però sicuramente non è mai diventato l'argomento principe. Invece sì, lui ne fa... No, lui lo fa entrare nei salottini e se ne parla tantissimo. Se ne parla anche tanto, sì. Secondo me anche parte del successo della psicanalisi, anche della sua figura, anche questo. Io trovo che questo sia stato un grande traguardo. Ora, non è stato fatto in buona fede, magari, però il fatto che si possa anche parlare di sesso e di fisiologia del sesso, cavolo, è una roba nuova. Allora, perché noi abbiamo visto che lui trattava anche un po' la questione della telepatia e dell'occultismo e della numerologia, per esempio. Sì, come no. Però lo fa sempre un po' sotto banco, nel senso, non ci sono moltissimi testi che parlano di questa cosa, e lui lo fa, secondo me, perché è pienamente consapevole del fatto che queste robe non sono viste dall'esterno come scientifiche. E sempre nella dinamica di voler far passare la psicanalisi come una scienza, lui cerca di tenere da parte queste cose, non metterle sul davanzale, diciamo, di casa, per riuscire a rimanere nel circolino degli scienziati, diciamo. Ho capito. Per questa cosa qua, secondo me, Certo, se lo vuoi vedere in malafede sì, se no lo puoi vedere anche come un... Poi, di nuovo, non credo davvero del tutto a quello che dico, però ti offro un'interpretazione speculare. Se uno un po' di mentalità scientifica ce l'ha, la numerologia la tratta come una superstizione, e quindi la vuoi valutare, ok, ma non ci credo tanto nemmeno io.
per dire, Non lo so, perché... Mezzo pienismo, come al solito. Eh sì, tu sempre, però vabbè, anche per questo che lo facciamo in due, Mentecast. Yeah. C'è la questione della metodologia, poi, scientifica, ok? Che è totalmente assente. Sì, no, è rovesciata, lì è proprio un altro discorso. Ma perché... A un certo punto lui riesce a trovare una giustificazione anche a questa cosa qua. Cioè, perché ci sono tutte queste interpretazioni tirate per i capelli, tutte queste cose che vengono filtrate attraverso una teoria che ha a monte e non a monte delle osservazioni e non a seguito dell'osservazione. E secondo me c'è una frase abbastanza che sintetizza abbastanza questo concetto, che è scritta nel breviario in psicoanalisi, che è un testo postumo del 1940, in cui dice: le regole del pensiero logico non funzionano all'interno dell'inconscio e possiamo chiamare quest'ultimo il regno dell'illogico. Con questa formula lui riesce, certo, a giustificare qualsiasi cosa, briscola, capito? Certo. Hai fatto briscola e hai giustificato tutto. E infatti quello che lui fa spesso, e che abbiamo detto quando ho parlato del performativo, è che lui parte spesso con degli assunti, no? Ti ricordi? Quelli che soffrono di gastroenterite, come era, eccetera, eccetera, sono tutti dei masturbatori. Perché è noto, si sa. E quella roba lì. Known. Calisi. Esatto. E questo è un po' il metodo antiscientifico con il quale io posso, non so, ti dico, il vibranio. Conosciamo tutti quanti il peso atomico del vibranio. Adesso ti spiego perché lo scudo di Capitan America può resistere ai colpi di bazooka. Sì, hai capito? Parti da un assunto che non esiste per spiegare una cosa che non c'è. Ripeto, è il rovescio di quello che fa lo scienziato. Lo scienziato alle conclusioni ci arriva sulla base di osservazioni e di esperimenti. Se invece parti dalla conclusione e fai il viaggio a ritroso cercando solo quegli episodi in cui le tue presunzioni vengono confermate, allora quello stai a fare religione, superstizione, queste cose così. Assolutamente. Infatti ci sono due o tre cose che sono divertenti, che te le dico in velocità, di come sono fatte le analisi e, diciamo, le diagnosi di Freud. Il giovane filosofo che si rimette a posto la piega dei pantaloni per sedersi è un coprofilo. Chiaro. Io pensavo anch'io. Katarina, la ragazza che probabilmente soffriva di un'epilessia del lobo temporale, tra l'altro, in realtà è stata traumatizzata dall'aver visto il padre accoppiarsi con la cameriera. No? Da Tergo? No, perché cambia. No, no, la ragazza con allucinazioni olfattive è chiaramente un caso di isterie. Beh, quello perché è un po' l'assomiglia tutto della questione. Ma quello sì, assolutamente, è un termine ombrello per tutto. Era termine ombrello, isteria comunque per tutto. È vero. Niente, questo, cioè, una cosa che a me sta tanto sulle balle è che, proprio per il fatto che non è uno scienziato e che il suo metodo non è mai stato scientifico, a me sta tantissimo sulle balle che è stato inserito nel cast di Super Science Friend. Ah, tra l'altro grandissimo cartone. Sì, però scusami, di fianco a Darwin, a Einstein, a Marie Curie, mi metti Freud? Ok, però ci sta, cioè... pure, come si chiama la chimica, quella mezza tribale? Anche lei probabilmente scienziato propriamente detto non è, però non è quello il punto. Il punto è che rappresenta una svolta nel pensiero di quello che noi indaghiamo. Poi le scienze, sì, effettivamente anche secondo me la psicologia fatta così scienza non è, però insomma... Sì, non confondere troppo psicanalisi con psicologia, perché... Sì, hai ragione, forse non lo so, adesso vedrò nel montaggio, ma forse ho fatto anch'io confusione a un certo punto, ho detto psicologia invece che psicanalisi, ma sono cose diverse. Psicologi, psichiatri e psicanalisti e psicoterapeuti, cioè sono cose diverse. Lo psichiatra è un medico, lo psicologo è uno specialista di un campo, eccetera, eccetera. C'è lo psicoterapista, che è quello che applica per curare i pazienti, eccetera, eccetera, vero e proprio, che quindi fa della psicoterapia. E la psicanalisi è una psicoterapia. Ok, è un sottotipo. È la prima psicoterapia, in realtà, forse, della storia. Non so, però comunque sono... Quello che cercavo di dire è che sì, è vero, simile che io mi sia sbagliato a confondere psicologia e psicoterapia. Lo fanno tutti, lo facciamo tutti qua. Sì, infatti. Non fatelo, amici a casa. Allora, c'è un... Scegliete la vita. Ho messo una piccola sezione che sulla psicoanalisi oggi. Perché io in realtà non volevo, poi mi sono accorto che secondo me era importante dirlo. Perché questa storia di Freud è stata così tanto falsificata, ok? Perché non è solo stata falsificata da Freud stesso nella maniera in cui abbiamo visto, ma è stata falsificata anche dalle persone che sono venute dopo.
E c'è un problema fondamentale che secondo me è importante da inquadrare, e lo citerò così come l'ho ritrovato nel libro, ovvero c'è la necessità per la psicanalisi che la disciplina che, diciamo, illustra coincida perfettamente con le teorie della disciplina stessa, che la genesi della disciplina coincida con le teorie della disciplina. Un esempio si può avere, sì, per capire esempio meglio. Darwin non ha bisogno di affermare che la scoperta della selezione naturale è avvenuta attraverso selezione naturale. Ok. Mentre l'infanzia e l'autoanalisi di Freud e la vita di Freud devono coincidere perfettamente con le teorie della psicanalisi. Perché se la vita, certo, di Freud nega quello che le teorie della psicanalisi dicono, la psicanalisi non è più valida. Perché vuol dire che almeno per un soggetto non è più applicabile. Allora, scusami, cerco di articolare perché non vorrei aver capito male. Però tu dici che... No, non lo dico io. Sì, va però... bene, scusami. Questa tua fonte, che chiaramente si troverà in descrizione, sostiene che la psicologia come è fatta... Psicanalisi. Ah, di nuovo, mannaggia a me. La psicanalisi, per come è stata descritta in questa fonte, deve ripercorrere le fasi dello sviluppo anche come persona di Freud stesso, così come è stata inventata? Cioè, è stata inventata perché ripercorre queste fasi? Sì, la teoria della psicanalisi deve calzare perfettamente sulla vita di chi l'ha inventata. Perché deve? Deve, perché se quello che l'ha inventata... Questo che non mi è chiaro la parola perché deve. Perché se quello che l'ha inventata non ha subito gli stessi traumi, non è vittima del complesso d'Edipo, non è vittima non ha avuto le fasi della libido, sì, no, dello sviluppo come gli altri, come tutti gli altri, come lui dice che dovrebbero avere tutti quanti, non gestisce la sua sessualità e non affronta la sessualità come le teorie della psicanalisi dicono, perché è una teoria universale la psicanalisi, è una teoria che deve essere applicabile a tutto quanto, capito? Che allora, sì, quello è il difetto. Questa è la chiave di volta che mi mancava nel pezzo di puzzle. Se tu dai per scontato che la psicanalisi sia universale, sì, Freud ci deve stare dentro a piedi pari oppure non. Ma non lo do per scontato io, lo dice Freud. Cioè, un certo, quando Freud dice che può curare tutto... Lascia stare, quando dicevo tu lo dici, intendevo tu sì, fonte, sì, quindi certo. Alla fine Freud... sì, io di per me oggi, Massimo, non credo che la psicanalisi o la psicologia, forse anche in questo caso anche la psicologia, sia universale, perché siamo tutte persone diverse, ognuno ha le proprie esperienze che l'hanno formato in modo diverso, quindi io non lo so quanto universale è la psicanalisi o la psicologia, proprio la parola universale. Cioè, voglio dire, capisci quello che sto cercando di dire? Ci sono molto poche cose universali a questo mondo. No, capito, però già la biologia, che è una scienza che è considerata dura, comunque universale. Universale non è, perché il farmaco non me lo posso prendere io come te lo puoi prendere tu, perché magari abbiamo reazioni diverse. Certo, e certo. Non lo sappiamo finché non lo prendo sto farmaco. Certo, per dirti certo. Una cosa. Poi, vabbè, ho detto per questo biologia, che si fanno i test clinici. Per esempio, poi ho detto biologia, ho parlato di farmacologia, ma cambia poco. Quello che cerco di dire è che la psicologia forse... E questa è una mia farina del mio sacco. Avendo tutti questi gradi di incertezza quando fa un'ipotesi, allora è ancora meno universale. Si adatta ancora peggio al tutti. Sì. E non lo so. Poi no, sarebbe carino avere delle persone che ne sanno di più di noi, che ci dicano la loro su questa roba. Bravo che hai annunciato una cosa che tornerà dopo. We interrupt this program to increase dramatic tension. Ti ricordi quell'anticipazione lì che abbiamo detto? No, sarebbe proprio carino avere degli esperti. Sarà proprio carino avere degli esperti. Coming up on Mentecast, speciale intervista con psicologi, psicoterapeuti, psicocose, persone esperte a cui chiedere cose riguardanti Freud. Non vediamo l'ora, non vederla neanche tu. Thank you. And now back to our program. È proprio per questo motivo di dover far coincidere tutto quanto che Freud, sul finire della sua vita, distruggerà molta della sua corrispondenza. Che moschissimo cattivo. I lavori non pubblicati che sono in possesso della sua famiglia rimangono molti ancora non pubblici, ma soprattutto che la famiglia stessa ha cercato di riacquistare la corrispondenza di altri, con gli altri. Di altri, certo. Perché chiaramente a casa di Fliss, per fare un esempio, c'era la corrispondenza, era metà della corrispondenza tra Freud e Fliss. Capito? E loro hanno cercato di riacquistarla. E ci sono addirittura altre corrispondenze, tra cui quella con Elsa Voges,
Harry Freud, suo figlio, e Oliver Freud, che sono state rese inaccessibili fino al 2057. Porco cane. Sì, sì. Chissà che c'è scritto. E lì, capito, stai aspettando di dire cosa cavolo c'è scritto qua dentro perché hanno scelto di renderla inaccessibile. Chissà cosa c'è scritto, chissà quante altre cose belle. Magari c'è la vera pronuncia di come si è il suo cognome, che io invito ancora tutti, ma che è Freud o Freud o Freud? Sigmund Freud. Insomma, c'è anche un dettaglio, insomma, la psicanalisi è una scienza, una disciplina che ha avuto molto successo all'inizio del Novecento e che poi gradualmente il suo successo è sfumato. E però in questo periodo è riuscito a fare dei danni. Lo vediamo quanto è stato permeante negli Stati Uniti, per esempio lo si vede con i film di Woody Allen, dove lui è continuamente dello psicanalista e continuamente è un topos letterario, esatto, proprio. Esatto, però i psicanalisti per tanto tempo, dal secondo dopoguerra in poi, hanno dominato fino agli anni 70, hanno dominato veramente l'ambiente accademico americano. E ci sono i primi due manuali per le diagnosi psichiatriche, che sono i DSM, i primi due che sono editi, che sono stati molto influenzati dalle teorie psicanalitiche. Sono quei manuali dove vengono enumerati tutti i disturbi, sì, è come il Merck, classificati. È come il Merck per la medicina, il Merck per la medicina, c'è il DSM per le malattie psichiatriche. E poi c'è stata una seconda ondata nel 68, che è sull'onda, diciamo, delle rivoluzioni studentesche, del vietato vietare, della rivoluzione sessuale, eccetera, eccetera. C'è stata una nuova ondata che è quella da cui nasce anche il postmodernismo, e in cui si rivalutano un po' le teorie freudiane, si riportano un po', si ricomincia a discutere di questa cosa. Secondo me la cosa che ha veramente tagliato le gambe alla psicanalisi è stato l'avvento del farmaco. Perché quando arrivano gli psicofarmaci che ti curano, ti tolgono un sintomo per questioni di chimica molecolare, chiaramente non puoi spiegarlo con la psicanalisi. Ah, vabbè, no, non sono d'accordo, gli dà soltanto un altro sapore. No, secondo me gli dà un bel calcione che li toglie via dalla cosa. Allora, perché mettila così, i traumi sono delle cose che hanno influenzato come stanno appiccicati i neuroni fra loro. Il farmaco è una roba che va a disturbare queste appiccicate, queste interazioni, e quindi entrambe funzionano nello stesso circuito senza per forza far parte della stessa categoria di cose che esistono. Eh sì, però tu prima pretendevi di poter curare con la parola una cosa che in realtà viene curata con la farmacologia, cioè con un farmaco, con una molecola. Però non è una cura quel farmaco. No, però è una terapia. Che non è una cura è vero. Che non è una cura è vero, è una grande verità. No, hai detto una... perché cambia tutto. Hai detto una cosa molto vera. Se con la parola io posso attivare dei circuiti in più che ti fanno cambiare idea su un fatto e magari ti fanno aggirare un problema neurologico, quella è una cura che funziona meglio di una terapia con i farmaci. Hai detto una cosa verissima, sono profondamente convinto che l'utilizzo di farmaci non sia una cura ma sia una pezza, nella maggior parte dei casi. Per carità, poi in tanti casi sarà anche necessario. In tanti casi è necessario, però... E alzo le mani se lo dico. In America e in Francia, per esempio, c'è un abuso del farmaco, dello psicofarmaco, che è secondo me da criticare e da rivedere. Assolutamente. Ho dei casi in famiglia che in questo momento... Io in famiglia, non che io sappia, però so che in America invece i farmaci vanno fortissimo. E sì, al punto che le concentrazioni dei farmaci nelle pillole che si vendono in America è tipo 5-6 volte di più di quelle che si trovano in Europa. Perché sennò non avrebbero effetto. Perché sono assuefatti. E quindi chiaramente c'hanno dei fegati che stanno da fuori dal balcone e delle grosse conti da pagare all'ospedale, che tra l'altro non è pubblico. È un problema grosso. Allora, ci sono... Ciao Ad, mi sono messo una mezz'oretta a cercare quello che mi dicevi e l'infausta notizia è che non sono riuscito a trovare uno studio, quindi sono un articolo uscito che paragonasse le concentrazioni dei farmaci. Però sono andato io a mano su un sito che piano piano sono riuscito a trovare, che si chiama drugbank.com, credo. Sì. Il risultato è che quello che dico io non è vero, cioè sono un po' in imbarazzo perché quello che ti ho raccontato era soltanto
la roba che mi ricordavo mi avessero detto tempo fa. Non ho mai controllato prima di oggi. E niente, quindi le concentrazioni in realtà sono perfettamente paragonabili. Ho controllato a mano tutto quello che riguarda l'ibuprofene, l'aspirina e chetoprofene, che sarebbe il principio attivo dell'Oki. E niente, sono tutte pressoché paragonabili. L'Oki da noi è un po' meno forte, tipo la metà, però è uno su tre e non vado oltre, semplicemente perché mi dispiace a vedere quanto ho torto. Due nazioni che rimangono ancora abbastanza legate alla psicanalisi sono l'Argentina e la Francia. Ah sì? Sì. L'Argentina non l'avrei mai detto. Tantissimo. E tra l'altro sono ancora, almeno in Francia, sono ancora molto potenti dal punto di vista di lobby, tra virgolette, perché nel 2005 riescono a far ritirare uno studio dal sito del Ministero della Salute, riescono a far ritirare uno studio dell'INSERM, che è l'Istituto Nazionale Salute e Ricerca Medica, in cui viene fatta una valutazione delle varie psicoterapie e dove la psicanalisi si posizionava in fondo praticamente quasi per tutte le... Le metriche. Sì, esatto. Vorrei chiudere la puntata con una citazione di Jacques Lacan, che è un grande filosofo e psicanalista, dei più, diciamo, dei più importanti tra quelli che sono stati post-freudiani. Questa è una citazione della conferenza a Bruxelles del 26 febbraio del 1977. Recente, quasi. Quasi recente. La nostra pratica è una truffa. Bluffare. Mamma mia. Far strabuzzare gli occhi alla gente, impressionarli con parole che sono solo fumo negli occhi. Dal punto di vista etico non è sostenibile la nostra professione. E d'altronde è per questo che mi ha logorato, perché ho un superio come tutti gli altri a questo mondo. Si tratta di sapere se Freud è o meno un evento storico. Credo che abbia mancato l'obiettivo. In non molto tempo tutto il mondo se ne fregherà della psicanalisi. Parole come sassi. Parole come sassi. Mamma mia, poi dette da uno insider. Sì, sì, sì. Ma influente. Guarda, ti dico subito le fonti. Le fonti. Perché è una questione di insider anche lì. Citerò tre fonti che sono le principali che ho consultato e che sono molto spesse. Una è il libro nero della psicanalisi, che è scritto da 40 autori vari, è stato pubblicato nel 2005, e tra questi autori ci sono sì degli storici, sì delle persone che hanno investigato, dei giornalisti eccetera eccetera, ma ci sono anche e soprattutto degli psicanalisti che si sono deconvertiti. I pentiti, cioè il Buscetta della psicanalisi. Esattamente, ce ne sono tantissimi, sono psicologi, sono psichiatri e ci sono un sacco di psicanalisti. Allora, il libro nero della psicanalisi ha una grossa parte iniziale che è dedicata a Freud e a sbugiardare le teorie freudiane e la metodologia freudiana. E una seconda parte che è invece un po' più larga sulla psicanalisi e... è estremamente denso come ma testo. Parla anche di come sono le cose oggi? Sì, o... sì, è una critica su tutto tondo anche nell'attualità. Io non ci sono entrato perché era già tanto materiale così, però nel senso è una tanta mazzata. Roba. Sì, sì, sono delle cose sui danni della psicanalisi che ha fatto con l'autismo, con la diagnosi dell'autismo, eccetera. Ah, sì? Sì, ci sono delle storie veramente molto brutte. Poi il secondo libro importante è questo, che è Michel Onfray, non so se sarà inquadrato. Crepuscolo di un idolo del 2010. Io il mio ce l'ho in francese perché chiaramente leggo in originale quando posso. Solito. Esatto. E questo testo qua è un po' più discorsivo. È molto denso anche questo, però Michel Onfray legge più facilmente. Michel Onfray è un filosofo, fa una, diciamo, una sorta, si diverte a fare la psicanalisi di Freud, cioè analizzare il personaggio di Freud ogni tanto, non sempre, però ogni tanto si diverte ad analizzare il personaggio di Freud con quello che sarebbe potuto essere il metodo freudiano. E quindi è un po' più narrativo, è discorsivo, però è molto denso di fonti anche questo, ci stanno un centinaio di pagine di fonti a fine libro. Solo di fonti. E poi chiaramente le corrispondenze personali di Freud, nello specifico
quella di Fliss, quella con Fliss, che si chiama Corrispondenza completa tra Sigmund Freud e William Fliss 1887-1904. L'edizione, quella che ho consultato io, è l'edizione inglese del 1985 a cura di Jeffrey Musayef Masson. Dico questa perché, come ho detto prima, ci sono edizioni precedenti di questa corrispondenza che non sono integrali, mentre questa è integrale, c'è cioè tutto lo schifo che abbiamo trovato, ce lo ritrovate se lo volete andare a guardare. È noiosissima, è veramente noiosissima. Andateci, mi raccomando. No, ogni perché non c'è niente di interessante, salvo che ogni 10 paragrafi, boom, c'è la bomba, quella così, però ti devi fare 10 paragrafi di roba noiosissima. Quando le corrispondenze sono integrali è più o meno what you get. Sì. E questa è un'altra cosa, what you get. Freud. Fai questo sospiro. Me lo sono levato dalle scatole e ce l'ho sulla gobba da 2 anni. Io lo so da un sacco di tempo. Adesso posso fare una roba da insider. Io l'ho sentito così tanto che ho fatto gli intro improvvisandoli su cose che comunque non mi erano state ancora dette bene. Figuratevi quante volte le ho sentite. No, l'insider lo faccio io. Io ti avevo messo in, ti avevo detto che avremmo fatto una puntata su Freud 6 mesi prima che uscisse la prima puntata di Mentecast. Ti avevo anticipato che ci sarebbe stata una puntata di Freud. Ah, che bei tempi, ti ricordi? Sì. Tu no. E sai cos'altro non ti ricordi? Dove puoi trovare Mentecast? Te lo dice Ursulo, è l'immortale criptobiota che è in tutti i nostri cuoricioni. E Ursulo ti ricorda che Mentecast è in formato video su YouTube, audio su Spotify, su iTunes e su SoundCloud, e in formato molte informazioni e belle belle fotine, tutte belle corredate di commentini, su Facebook, su Instagram e sul Twitterone. Io non so che altro devo fare per farti mettere like, sai perché? Perché sennò l'algoritmo non ci trova. Algoritmo, dove sei? Torna. Se non vuoi telefonare, non telefonare, ma torna. Lo sai che per i musicisti, quelli scuregioni di Freud, l'algoritmo è algoritmico? Anche questo hai aspettato 6 mesi di studio per farla, Adrian? No. Quanto? Sono venuto adesso. Quanto hai sofferto? Lo giuro. No. Quanto? Ma questa è uscita così. Gramofone! Come un peto.